In una situazione di tassi di interesse che ormai da alcuni anni sono diventati prima a tasso zero e poi negativo, è evidente che anche le banche si sono dovute adeguare. Come ha testimoniato una recente indagine della stessa FABI, in cui praticamente il peso delle commissioni è diventato molto più alto rispetto a quello dei margini classici che erano tipici degli istituti di credito. Siamo passati nel giro di 2 anni, se non ricordo male l'indagine, siamo passati da una differenza di meno di 1.788 milioni, siamo passati a 4 miliardi. Quindi tutto questo sta cambiando, è un cambiamento epocale. Di per sé non mi sembra un fatto sbagliato da parte delle banche. Altra cosa è, come ricordava l'avvocato Buschiasis, quando le banche in maniera indebita intervengono con pressioni di carattere commerciale per recuperare quei margini che non hanno più in altri ambiti. Questo va a tutti i costi fermato. Di fronte a tutto questo, l'ipotesi del risparmio tradito potrebbe tornare, secondo me è un rischio assolutamente che c'è. Allo stesso tempo, però, se da una parte i dipendenti delle banche non possono essere oggetto delle pressioni che arrivano dagli istituti di credito, è altrettanto vero che dall'altra parte bisogna intervenire sull'educazione finanziaria. Io non credo che, come diceva un certo Franz Kafka, appunto, che non ci sono né vittime né carnefici, nel senso che da un certo punto di vista non possiamo considerare i clienti solo vittime. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco all'educazione finanziaria. In questo Paese, ricordo che tra i Paesi OCSE noi siamo al 25esimo posto, certo, rispetto ai 26 Paesi dell'OCSE. Siamo praticamente penultimi. La consapevolezza, la conoscenza degli strumenti finanziari in Italia è a livello del 20%, e a livello OCSE è al 62%.